Si è stabilita una solida intesa tra un gruppo di ambientalisti fanesi e l'amministrazione comunale di Fermignano, guidata dal sindaco Emanuele Feduzzi. Entrambi sostengono la necessità di attuare un percorso ciclopedonale a margine della ferrovia Fano-Urbino, senza comunque eliminare i binari. Per questo è in corso una raccolta di firme da inviare all'ente Ferrovie per sostenere il progetto. Non si vuole perdere l'opportunità che in un prossimo futuro il collegamento ferroviario venga ripristinato, ma al tempo stesso si vuole eliminare uno stato di degrado che investe un'infrastruttura abbandonata, diventata una selva di rovi e rifugio di animali nocivi. Lo stesso sindaco Emanuele Feduzzi ha incontrato a Fano l'ambientalista Enrico Tosi, portavoce anche degli abitanti che nel quartiere di Vallato e Sant'Orso sono a contatto con la ferrovia abbandonata, subendone il degrado, per esprimere ancora una volta la sua posizione. È un'iniziativa politica presa da entrambe le parti politiche che appartengono al Consiglio Comunale, nel quale d'intesa chiederanno praticamente a RFI la possibilità di avere un titolo, cioè di avere la possibilità lato ferrovia, cioè in questo caso quindi non dove ci sono i binari ovviamente, senza invadere assolutamente gli spazi, perché a Fermignano abbiamo degli spazi ancora fortunatamente abbastanza ampi lateralmente, di utilizzare quella parte per poter creare una pista ciclabile. In questa maniera tutti i cittadini che abitano da Bivio Borzaga potrebbero arrivare a Fermignano comodamente, viceversa da Fermignano Centro arrivare verso Bivio Borzaga, dove abbiamo una zona sportiva molto importante. E l'iniziativa qual è? Quella di coinvolgere anche i cittadini attraverso una raccolta firma che in questo momento è molto molto sentita e che stanno contribuendo a sostenere questo ordine del giorno e questa richiesta che faremo sia ovviamente alla Regione ma a RFI, che è il proprietario della tratta. Questo certamente non va neanche contro l'eventuale volontà politica di poter ripristinare il treno, perché la cosa verrebbe fatta a lato dei binari. Poi qualora praticamente la politica trovi i finanziamenti corretti di milioni di euro da poter reinvestire nel nostro territorio, ovviamente eventualmente si potrà togliere, ok, senza nessun problema. Però così ci permetterebbe, dopo quasi 40 anni, sostanzialmente di far vivere questa lama che taglia completamente appunto la città, di farla vivere e renderla soprattutto funzionale. La parola ora al comitato di Fano, che chiede il ripristino della pista ciclabile a posto della ferrovia turistica. Un comitato che è rimasto alquanto deluso dalle risultanze dell'assemblea dell'incontro di Urbino. Pensavamo che fosse l'occasione giusta per far sapere ai cittadini cosa viene fuori da questo studio di fattibilità, che ci risulta pronto da almeno un paio d'anni. Dovrebbe dirci varie cose: chi prenderebbe in carico questa infrastruttura, chi farebbe la gestione, quanto costa, ma soprattutto in quanto tempo sarà possibile fare questa cosa, e anche se è ancora valido il percorso vecchio, il percorso attuale. Noi abbiamo qualche dubbio che questo sia possibile, però aspettiamo che ce lo dica chi ha fatto lo studio, che ricordo è costato qualcosa come, anzi precisamente 1.350.000 euro, per sapere anche addirittura se è possibile ripristino a scopo commerciale della linea. Rappresenta anche una infrastruttura, in particolare una sorta di parco lineare lunghissimo, ma anche una via, una strada alternativa per chi ora è costretto a seguire la pericolosissima via Flaminia. La ciclovia è una vera e propria strada specifica per le biciclette e deve avere delle caratteristiche ben definite dalla legge, cioè deve essere a doppio senso di circolazione per le biciclette, sicura e agevole per tutti.